Ha superato le 1300 presenze la camminata organizzata a Fanno per lanciare un messaggio a favore della prevenzione contro il tumore al seno. Un'onda rosa è partita da Piazza 20 Settembre per toccare il cuore della città attraverso un percorso di 5 km non competitivo. La prevenzione, ha commentato l'assessore Sara Cucchiarini, non può essere soltanto un argomento per addetti ai lavori, deve essere cultura collettiva. Siamo quasi 1400 adesioni, è un numero veramente incoraggiante che fa da anche la misura di quanto comunque questo momento sia sentito e di quanto la città si sia organizzata facendo proprio diffusione e inviti. C'è addirittura un'intera classe della Padalino che ringrazio e che è alle mie spalle. Questo vuol dire che le insegnanti hanno capito quanto sia importante far passare il messaggio della prevenzione sin da piccoli. E le persone che ci sono veramente tante, mamme, padri, figli più piccoli, persone diversamente abili, ci sono le persone che vengono con il proprio cagnolino, gruppi di amiche che camminano insieme, le tantissime associazioni che colgo l'occasione per ringraziare insieme anche alle istituzioni e agli sponsor che sostengono questa camminata, circa 20 soggetti che oggi qui creano insieme al Comune di Fano un grande momento di partecipazione e di presidio alla prevenzione e cura del carcinoma mammario. L'iniziativa, organizzata dall'Assessorato alle Pari Opportunità, è un appuntamento centrale dell'Ottobre Rosa, il calendario di iniziative che attraverso visite guidate, incontri e testimonianze ha l'obiettivo di diffondere tutte le informazioni necessarie contro la lotta al carcinoma mammario. Fano, ha dichiarato il sindaco Seri, è una grande comunità e abbiamo dimostrato che insieme possiamo fare la differenza a favore di un tema di grande rilevanza. La prevenzione, ha aggiunto, è lo strumento principale che abbiamo a disposizione. Il modo è un inno alla vita. È un inno a volersi bene, è un inno al tutelarsi e per volersi bene la cosa più importante è dedicare un po' di tempo a se stessi attraverso degli screening, attraverso la prevenzione, perché la prevenzione è fondamentale per anticipare se ci sono dei problemi e quindi salvare anche delle vite. Ormai fortunatamente la medicina ha fatto anche passi da giganti e quindi queste situazioni si possono affrontare. L'importante, come dicevo, e volersi bene e fare prevenzione, perché poi la tempistica è importante in queste cose. Un grazie veramente a tutto il mondo che ha partecipato, tantissima gente, tante maglie rosa e viva l'Ottobre Rosa!